Siamo live. E bella a tutti ragazzi, bentornati in questa nuovissima live. Siamo in compagnia di Lucia Caponetto. Bella a tutti, signore e signori, sono Lucia Caponetto in compagnia del mio inseparabile Nulle. Benvenuti alla quarta puntata del nostro format Altalena di letture. Come esatto. Stai? Bene, tu? Bene. Stasera sono un po' stanca, però dai, sto bene, facciamo la mia solita pettinatina. Ci siamo, dai. Sai che ci siamo sempre, che dobbiamo sempre pettinare. Com'è andata oggi? Ma bene, bene. Cosa hai fatto? Nulla. Nulla, ho fatto nulla. Avrei fatto sì, un po' di compiti. Però, cioè, quello non è l'importante. Cioè, l'importante però... Allora raccontami un po', cos'è l'importante? Fammi capire, scusa. Allora, l'importante è andare bene a scuola, però... Non quando c'è dei prof che ti chiedono 2000 pagine per il giorno dopo. Esatto, è quello che ti è successo? Esatto. Però e non un va uccellino, bene. Non va bene no, però un uccellino mi ha detto che nonostante tutto, tu sei molto bravo a scuola, fai molto bene a scuola. Che tipo di uccello era? Un passero. Grande, era un'aquila reale. Un'aquila, ok. E dove... Volava nei cieli e ti ha detto è venuta cosa. Un attimo a Pieve Ligure, è venuta un attimo a casa mia, si è appoggiata sulla ringhiera e mi ha fatto... Proprio un attimo, due passi. Sì. Due colpi d'ali. E esatto. Detto, ma sai che ti dico un segreto, ma sai che Nulla è molto bravo a scuola? Io gli faccio veramente? E mi dice, sì, veramente, proprio bravo. Tanto vediamo, qui abbiamo già 10 occhietti e 6 like. Vediamo se qualcuno ci scrive anche qualche cosa, un buonasera, come state, una di quelle robe lì, che di solito poi mi fa gli scherzi Nulla e scrive sempre nella chat. E quindi io all'inizio ci cascavo e adesso vedo che scrive ma non ci casco più. Allora, ascolta, mentre aspettiamo che ci salutino i nostri amici, che ci facciano un po' di... Eccoci, Alessandro Mezzena Lona, siete Lona. Proprio carini. Lo conosci? È un tuo amico? No. No? Per niente proprio, nemmeno io lo conosco. Allora gli diciamo, piacere Alessandro. Piacere e grazie mille. Grazie mille. Beh, siamo una cosa sola, siamo una cosa sola. Esatto. Allora, Corrado Turolla scrive, ciao Lucia, ciao Corrado. Allora, senti caro, stasera abbiamo un compito importante, esattamente come le altre volte, oserei dire. Ma questa sera ci siamo lanciati addirittura a parlare di scienza. Esatto. È vero? Allora, facciamo vedere il titolo, o meglio, facciamo vedere la copertina di questa sera. Oh, voilà! La formula segreta di Sara Rattaro. Intanto la salutiamo, la ringraziamo per il romanzo. Ciao Sara, esatto. Grazie mille. Grazie mille. Edito da Mondadori. Vero? Sì. Graphic designer Giulia Braga. Allora, questo è un romanzo bellissimo, secondo me. Ti è piaciuto? Sì, moltissimo. Anche a me è piaciuto molto, perché in realtà è un romanzo per ragazzi, ma secondo me anche gli adulti, vero? Possono trovare degli spunti, esatto, interessanti. Possono leggere. Hai voglia di raccontarmi qualche cosa che non ci siamo detti noi due? Qualcosa che ti, non lo so... qualcosa che ti sia piaciuto prima di cominciare, di raccontare un po', la prima cosa che ti viene in mente trattando questo romanzo? Beh, innanzitutto dello studio della fisica, perché si parla di fisici e la prima cosa che mi viene in mente è appunto quello. Mi sembra giusto. E invece a me viene in mente... La famiglia, sai che io sono un po' fissata, no? Sono una romanticona. E allora trovo sempre, in ogni romanzo, trovo sempre un modo per parlare, vero? Per parlare della famiglia. Allora, cominciamo? Io direi sono di sì. Sono le
18:35, siamo puntualissimi. Secondo me Incominciamo. Sara a un certo punto ci verrà a trovare perché è Anche secondo impegnatissima in me. questi giorni, ma vediamo un po'. Allora, cominciamo. Questa serata, come al solito, noi ogni volta vogliamo fare qualcosa di diverso, no? E questa serata diciamo che ci siamo impegnati di più dal punto di vista dei dialoghi, vero? Avremo molti dialoghi, soltanto un paio di brani ci siamo dati Esatto. uno all'altro, altrimenti sono comunque brani, dialoghi. Dialoghi perché? Perché effettivamente è un romanzo pienissimo di dialoghi, soprattutto di dialoghi tra padre e figlio, vero? Esatto, Allora, ci sono andiamo a moltissimi. cominciare moltissimi. Cominciamo con la storia e secondo me farò cominciare a te con le letture, però prima volevo introdurre minimamente il romanzo, senza svelare Vai. troppo. Diciamo che il romanzo inizia in un modo che a me è piaciuto tantissimo, perché comincia con questo ragazzo, ragazzino che si chiama Matteo, che decide a scuola, c'è una verifica di matematica e lui cosa fa? Sgattaiola fuori dalla classe insieme a un suo compagno e decide di fare un esperimento scientifico. Perché lui, come suo padre, che è un professore universitario di fisica, è appassionato di scienza, vero? Andiamo a vedere che cosa succede. Vai. No, vai tu. Stranamente inizio io, stranamente. Stranamente inizi tu, così ti aiuti a entrare in questa favola, in questa storia meravigliosa. Dai. Vado. Il nostro piano era perfetto. Io e Andrea entrammo in bagno durante l'intervallo tra la terza e la quarta ora. Giovanni, il mio compagno di banco, faceva la guardia fuori dalla porta. Il tempo a disposizione non era molto, ma siccome c'era la verifica di matematica, sapevamo che tutti i nostri compagni durante il cambio d'ora sarebbero rimasti nell'aula a sistemare, nelle maniche della camicia o sotto l'astuccio, foglietti con le formule. È inutile, pensai, mentre cercavo di tappare lo scarico dei lavandini con la carta igienica. Andrea strappava i quadretti bianchi e io li schiacciavo dentro il tubo. Poi, prima di abbandonare la scena del crimine e sgattaiolare in classe, aprimmo i rubinetti. Secondo i miei calcoli, il lavandino avrebbe contenuto un volume di circa 8 litri d'acqua. E considerando che il rubinetto avrebbe erogato più o meno 6 litri al minuto, entro 80 secondi l'acqua avrebbe iniziato ad allagare il pavimento. Ero intento a controllare l'orologio per scoprire se i miei calcoli erano giusti. Quando qualcuno mi toccò la spalla. Era il bidello. La stessa persona che quando ti serve non trovi mai, si era trasportata dal suo stanzino proprio a un passo da me. Lo vidi guardare dentro il bagno e, senza dire una sola parola, indicare l'ultima porta in fondo al corridoio. Finimmo in presidenza. Matteo Sacchi, proprio tu. Devo solo ringraziare il nostro collaboratore scolastico se la scuola non si è allagata. Stavo facendo un esperimento di scienze. Stai zitto. Se il signor Franco non fosse intervenuto, avrei chiuso l'acqua prima che bagnasse il pavimento. Ho detto di chiudere la bocca. Non vedo l'ora di parlare con tuo padre e tua madre. Ora fila a fare il compito di matematica. Sapevo che li avrebbe chiamati, e infatti li chiamò. Ma che ti è preso? Volevo solo vedere se i miei calcoli erano giusti. Avrei chiuso l'acqua in tempo e stappato i lavandini. Se non fosse arrivato Franco, non se ne sarebbe accorto nessuno. Ah, sei identico a tuo padre. Comunque sia, non è la prima volta che a scuola si lamentano di te e questo non mi piace. Matteo, tu che dici? Mi dispiace. Sei consapevole di aver mancato di rispetto sia alla scuola che al signor Franco? Annuì e abbassai la testa sperando che bastasse. Non l'ho fatto perché vi siete separati e sbottai con papà una volta in auto. È normale per il preside cercare una spiegazione al tuo comportamento e francamente piacerebbe anche a me sapere cosa ti passa per la testa. Volevo solo fare una proporzione matematica. Me ne hai parlato tu di quello scienziato che era in fissa con i fluidi. Evangelista Torricelli. Ecco, lui. Volevo solo mettere in pratica quello che mi avevi spiegato. Quindi sarebbe colpa mia se stavi per allagare la scuola? In parte sì.
Mio padre scoppiò a ridere, scrollò la testa e mise in moto. Era in punizione ugualmente. Allora, siamo entrati, no? Siamo già entrati ben bene nella storia, no? Quindi capiamo già che cosa, che questo ragazzino è una bella lenza, vero? Allora, Esatto. voleva dimostrare di riuscire, o quantomeno voleva avere delle risposte rispetto al fatto che se chiudo il lavandino, metto della carta dentro il lavandino, probabilmente ci vorrà un tot di tempo prima che si allaghi la scuola. Ma dal momento in cui riuscirò a dimostrare questa cosa, prima che la scuola si allaghi, io tolgo tutto. Quindi era un programmino perfetto. Peccato. Peccato. Dato che il signor Franco Li ha scoperti. caspiterina, li ha scoperti e devo dire che sia mamma che papà non hanno presa benissimo, no? Diciamo che si sono arrabbiati in un modo assolutamente pacato, trovi? E Sì. tra l'altro da questo piccolo brano capiamo che i genitori di Null, sì, di Null, i genitori, capiamo che i genitori di Matteo, no? Anzi, veramente non lo capiamo benissimo perché ho dovuto tagliare e ricucire e incollare per riuscire a fare più dialoghi insieme. Allora, diciamolo noi, i genitori di Matteo sono separati. Sono separati, però mi sembra di poter dire che nei confronti del loro figlio, al quale tengono moltissimo, non facciano discussioni tra di loro, no? Cioè, il bambino è il Esatto. bambino e loro sono loro. E questa è una cosa che sai che a me piace molto, perché i bambini prima di tutto. Esatto. Però questo è soltanto l'inizio, perché di fatto entriamo nella storia un pochino più interessante. Allora, diciamo Sì. che Null, sì, dai, diciamo che Matteo viene messo, e stasera è così, amore, sappi che ogni volta che dico Null, tendenzialmente Matteo, devi avere pazienza, sono un po' andato, ma mi ripiglio Molto. subito, non ci provare, No. allora, accade qualche cosa, accade qualcosa, accade che intanto Matteo è in castigo e non può guardare la televisione e non può guardare il computer e non può guardare nulla perché in effetti ha fatto una bravata che poteva essere davvero grave. Ma che cosa Esatto. succede? Il papà si dimentica che Matteo sia in castigo e accende la televisione. C'è il telegiornale e una voce. Adesso io sarò la voce all'interno della televisione, dice questo. Ettore Majorana, nuove rivelazioni a chi l'ha visto. Lo conoscevi? No, ma ho letto tutto quello che è stato sempre una grande fonte di ispirazione per me e per i colleghi. Era un vero genio. Ma perché ne parlano alla televisione? E perché è scomparso? Ma io voglio sapere cosa è successo a Ettore. Perché la televisione se ne occupa ora? È una lunga, lunga storia. Prometto di raccontartela domani, però adesso fila a dormire. Attesi che la luce nella stanza di papà fosse spenta, sgattaiolai davanti al computer. Avevo un sacco di domande in testa. Aveva un sacco di domande in testa e quindi cosa fa? Disubbidisce. Disubbidisce. Esatto. E quindi va a cercare su internet qualche cosa che possa, diciamo che possa anticipare i racconti che aveva promesso il padre che gli avrebbe fatto il giorno dopo. E a Esatto. questo punto mi viene in mente un qualche cosa da chiederti, no? A proposito di castigo, a parte che tu sei il bambino più bravo del mondo, lo so che guarda, che mai, Mamma mia! probabilmente mi risponderai, non mi è mai successo, ma metti che per caso fosse successo una volta un castigo. Tu te lo ricordi un castigo che ti hanno dato mamma e papà? Allora, uno sì, però solo uno. Solo Beh, uno. Gli certo. Quanti altri anni non mi hai? ricordo. 11. Un castigo in 11 anni, ragazzi. Ascoltatori, rendetevi conto di che perla io abbia trovato questa sera un bambino. Un castigo in 11 anni. Quindi o tu sei un santo. Che mi Ah, ricordo. allora Che mi raccontamelo. ricordo. Raccontamelo se te lo ricordi. Allora, no, me lo ricordo. Allora, mi sembra
avevo tipo usato i videogiochi a tardi. Tardi nel senso come orario? Sì, beh, sì, tardi Era come tardi orario. la sera? Sì. E quindi mia mamma mi ha tolto il tablet, quindi l'unico videogioco che avevo in quella casa in montagna, per tutto il tempo che sono stato lì, quindi 2 mesi e mezzo, più o meno. Cavoli, 2 mesi e mezzo senza il Infatti. gioco. E cosa hai fatto al posto di giocare con quel videogioco? E davi le testate ai muri? Ho letto molti più libri, Ah, sono andato quindi. fuori a fare, cioè sono andato molto in bici e ho fatto delle cose casalinghe, tipo aiutare mia mamma, dipingere su una tela, che però non è molto Dipingere? casalingo. Sì. Ma che bello! Quindi insomma, alla fine non pensi siano meglio queste robe dei videogiochi? No. Sì, molto. Ah, quindi vedi che è stato un castigo costruttivo, come piacciono a me. Esatto. È vero? Ti racconto un castigo mio? Vai, vai. Ero un po' più grande di te perché andavo già in discoteca. Leggermente più grande. E leggermente più grande andavo in discoteca e io e mia sorella uscivamo spessissimo insieme, no? E allora tornavamo a casa tardi, tardissimo. Abbiamo avuto un periodo che uscivamo veramente spesso il weekend e arrivavamo sempre tardi. E mio papà ci diceva: ragazze, non mi piace che due ragazze stiano in giro così fino a tardi. Ma papà, non siamo mica in mezzo alla strada, siamo in discoteca con i nostri amici, insomma, insomma. Ragazze, non vorrei arrivare a punirvi. E noi ce ne siamo altamente fregate. Una sera, arriviamo, poi mia sorella è un elefante dentro un negozio di cristalli, hai presente? Mi raccomando, Franci, fai piano, perché altrimenti papà ci sente. E puntualmente le cadevano le chiavi della macchina, si inciampava e cadeva per terra. Ne succede ogni volta e sentivi una voce. Chi è? Che era mio papà che si svegliava e sentiva chiaramente che eravamo tornate tardissimo. Allora, che cosa abbiamo fatto? Siamo tornate tardissimo, piano piano, piano piano, piano piano, apriamo la porta, c'era mio papà lì che ci siamo anche spaventate. E adesso basta, ve l'avevo promesso un castigo, adesso non uscite fino alla fine del mese. Io guardo mia sorella e le dico: tanto è il 25 aprile, mancano solo 5 giorni. E mio papà che ha sentito si gira: fino al 25 di maggio! E quindi era arrabbiatissima e ce ne siamo andate a dormire e non siamo uscite per un mese intero. Hai Ha fatto capito? bene. Ah, ha fatto bene, guarda. Ascolta, salutiamo un po' di amici che sono arrivati. Esatto, sono arrivate Vai. un sacco di persone. Dai, leggi, leggi. Partiamo da un po' più giusto e non leggiamo soltanto loro, mi dispiace. Allora, ciao, scrive Alessandra Perilli, che è la mia collega. Poi, Dove leggine sei? qualcuno tu. Boh, tu leggi a caso. Come leggo? Ah, Ma sì, ok. leggi il primo che ti viene in Elisa mente. Vincenzi, è un vero piacere ascoltarvi. Guarda chi c'è. Hai visto chi c'è dopo Elisa Vincenzi? Già. Ah, è quella che ci ha fatto conoscere. È Infatti, lei che mi ha mandato il tuo video. Ti ricordi dei Maghira? Come si chiama? Come si intitolava? Amore, grazie. Com'è che si intitolava il tuo romanzo? hai fatto bene. Com'è che si intitolava? Non me lo ricordo più. Mi toglie il nome Maghira Minghi, accidenti. Oh, Fenia, ci Megan. aiuti? Megan, bravo. Megan e i maghi migranti. Ecco, vedi perché avevo in mente i Raminghi. Megan e i maghi migranti. Non ti Bellissimo quel ricordi romanzo, proprio cara nulla. ragazza. Proprio sono un po' andata. Beh, invece tu te lo sei ricordato. Io Oh, oh, oh. sono andata, non lo so. Sei suggeritore lì a sinistra, furbetto. E a destra. Della destra, la mia sinistra. La sinistra c'è la libreria. Poi cosa ti dicono? Nulla. C'è Carla Anzile, uscita di sicurezza. Angele, Oi boh, che codino è spuntato, dice. Sono io che ho Angele. insistito che volevo nul col codino. No, è lei che ha Anche insistito. lei vuole? Ah no, io ti dicevi, lei intendevi io, non Carla. Lei sei te. Ah, lei sono io, bene. E a Sì, sei Carla te. sono io. E Carla scrive, bravissima, e poi dice, oi boh, che punti. Poi c'è Matteo Grimaldi. Matteo Grimaldi scrive: che bellezza vedere la libreria dietro nulla. In effetti è vero. Poi ci dicono che siamo belli, che siamo super simpatici. Ma che meraviglia, hai ragione. Io dietro invece ho le bottiglie di vino, Matteo. Vedi le generazioni diverse. Io ho le botte di vino e lui ha la libreria. Sì, Ascolta, ce andiamo l'ho la avanti. libreria. Cosa dici? Proseguiamo perché.
Eravamo rimasti al fatto che il papà gli aveva detto: te lo dico domani, vai a dormire, giusto? Esatto. E che, tu, e che Matteo comunque aveva un po' Sbirciato. cercato in internet di in nascosto. Vai, andiamo avanti. Esatto. Il mattino dopo mi svegliò continuando a pensare alla storia che mi aveva raccontato papà. Perché quell'uomo era finito in televisione dopo così tanto tempo? E cos'era la particella di Majorana? Mi avvicinai alla professoressa di matematica. Lei conosceva Ettore Majorana? Sacchi, ti sei messo a leggere i giornali, mi fa piacere. Più o meno, prof. Ieri ho guardato la televisione. È stato un fisico scomparso molti anni fa e in questi giorni pare abbia fatto delle prove della sua presenza in Sud America tempo dopo. E perché era scomparso? Ma forse era depresso. So che era molto ricco. Se avessi tutti quei soldi, me ne andrei anch'io a vivere ai Caraibi. Qualche ora più tardi, mio padre era al telefono e mi fece cenno di stare zitto. Mi sedetti ad aspettare. Era depresso? Chi? Majorana, me l'ha detto la prof di matematica? Ma le hai chiesto di lui? Sì, mi è vietato di navigare in internet. Così la punizione si è trasformata in un furto alla mia formazione. Non fare il furbo, ho controllato la cronologia, ma visto che sei finito su pagine interessanti, non ti renderò la vita più difficile. Quindi era depresso? Oh, non credo proprio. Era la notte del 26 marzo 1938. Ettore Majorana aveva acquistato un biglietto per il traghetto che da Palermo lo avrebbe riportato a Napoli, dove insegnava. Quella è la sua ultima traccia. Il biglietto risultò utilizzato e un testimone dichiarò di aver dormito nella cuccetta a fianco di un ragazzo che aveva il biglietto di Ettore Majorana e gli assomigliava molto. E non era lui? Non si può sapere con certezza. Comunque sia, inizialmente si pensò ad un suicidio e lo cercarono in mare, ma il suo corpo non riemerse mai. Ma la foto che hanno mostrato ieri e la possibilità che fosse vissuto in Sud America sotto un'altra identità mi fa pensare. Ma a proposito, mi sembra che questa storia ti appassioni molto. Molto, e mi piacerebbe andare là. Ma laddove? A cercare prove della sua vita in Sud America. Cosa? Ma noi non siamo due investigatori privati. Non dici sempre che gli scienziati cercano prove per sostenere le proprie idee? Questa però è un'indagine internazionale sulla scomparsa di una persona illustre avvenuta circa 80 anni fa. Potrebbe essere solo una vacanza da trascorrere insieme. E poi mi parli sempre dei tuoi colleghi sudamericani. Potremmo semplicemente andare a trovarli. E durante le vacanze anche l'università è chiusa. Mi ricordi tanto tua madre? Sei testardo come lei. Ci costerebbe una fortuna, poi dovremmo chiedere permesso a tua madre comunque. Vuoi dire che ci stai pensando? Voglio dire che non ti prometto niente. Quella sera papà entrò nella mia stanza. Ho parlato con tua madre. Trascorrerai la vigilia e il giorno di Natale con lei e poi E poi cosa? Davvero? potremmo partire? Ora però posso utilizzare internet, vorrei essere preparato su Ettore Majorana prima di partire. Potresti fare di meglio. Perché non ti leggi questo? Mi allungò un libro e io lo capovolsi per leggere il titolo. La scomparsa di Majorana di Leonardo Sciascia. Cos'è? Un breve saggio scritto da uno dei più grandi autori italiani. Sciascia raccolse notizie sul caso Majorana e le rielaborò in modo personale. Ti può aiutare a capire cosa si pensava un tempo prima di quello che abbiamo sentito alla televisione l'altra sera. Allora, direi che qui stiamo per arrivare al Esatto. dunque, perché Al pare punto proprio caldo. al punto caldo, perché pare proprio che questo papà abbia intenzione di intraprendere questo viaggio con questo figlio, no? E allora Esatto. ti dico, se tu domani, non lo so, avessi una bacchetta magica, anzi un teletrasporto, dove vorresti essere teletrasportato? Bravi, rifamelo! Così, e voilà, e ti ritrovi dove?
Allora, mi ritroverei. Se avessi il teletrasporto, Così, in questo momento, scappi da me e dove vai? Da da Johnny Depp. Johnny Depp. Sì, sì, Perché? sì. Ma a fare i Mi Pirata dei piace. Caraibi? Ma che affare. Anche. No, non era Johnny Però. Depp. Come no? Era Johnny Come Depp? non era Johnny Depp? Ma sai, ogni tanto io mi confondo. Allora preferisco che tu mi faccia tornare sulla retta via. Perché un attimino di dire di Orlando Bloom, invece no. Vedi, vedi, mi fa piacere che tu mi Johnny confermi che sia lui. Depp, Johnny Quindi Depp, Pirata dei Jack Caraibi. Sparrow. Sì, Voilà. con Johnny Depp sulla Pirata dei barca. Caraibi. Anch'io andrei con Johnny Depp sulla barca dei Caraibi, se provo, insomma. A fare i Mi sa bucanieri. che Andiamo dimmi. avanti. I bucanieri. Cosa sono? Vabbè, Sono tu tipo quelli. dimmelo, insomma. E infatti, cioè, queste robe si usano dai pirati, quindi un po' di tempo fa. Il bucaniere è tipo quello che sta sulla barca e fa le. Cioè, come si dice? Tipo, Che fa? boh, che controlla le vele. Non so come si dice. Vabbè, è chiaro quello che hai detto. No, io invece andrei, anziché fare il bucaniere o la bucaniera, ci sarà il femminile, ma io andrei No. a prendere il sole su una spiaggia con Johnny Depp, che magari, non so, mi porta un cocktail e poi facciamo chiacchiere. Che tristezza. Ma insomma, adesso se ci fossero un po' di signore qui, secondo me sarebbero con me. Però tu vai pure a fare il bucaniere, che io mi vado a fare un cocktail Va in spiaggia, va bene? Ognuno come fa quello che facciamo? desidera. Cos'è? Si divide in due Johnny Depp? No, mi Metà porta tu. prima, io sono donna, sai che le donne sempre per prime, quindi porta il Infatti, le cocktail a me. donne sempre per prime, quindi tocca a me. Le Ah donne già, è sempre vero che tu sei per prime. nulla, è vero che tu sei nulla, è vero, mi Sono dimentico. nulla, e allora le donne prima le Vabbè, vabbè, vabbè. giovincelle. Senti, visto che noi purtroppo abbiamo questo teletrasporto che mi sa che non funziona tanto bene, perché io vedo sempre la libreria lì dietro. Tu cosa vedi? Vedi una barca qua dietro? Vedi il mare? No, eh? No, niente, non Niente, niente, funziona. stiamocene qua e continuiamo a leggere il libro. E Va direi bene. che andiamo a vedere, perché loro invece sì, loro si sono E fatti un loro bel sono viaggio, partiti. loro sono partiti, sono andati in Argentina. Esatto. Dice il papà di Matteo: oggi pomeriggio abbiamo appuntamento con una mia collega, magari ci aiuta a muoverci in città. Dove la incontriamo? All'Hotel Continental. Quello dove lavorava il cameriere che parlò di Majorana al fisico cileno. Grande papà, ottima idea! Elisa era una fisica italiana che aveva studiato con papà e successivamente si era trasferita in Argentina per seguire che poi, quello che poi sarebbe diventato suo marito. Era una donna non troppo alta e magra, assomigliava a mamma e questo mi fece un po' impressione. C'era anche Cecilia, sua figlia, una ragazzina dagli occhi e capelli scuri e la pelle chiarissima. Doveva avere più o meno la mia età. Ci sedemmo a un tavolo, io afferrai il menù e rimasi stupito. Non capivo nulla di quello che c'era scritto. Las tostadas sono fette di pane tostato, la manteca è il burro e i bizcochos dulces de hojaldre sono i biscotti dolci di pasta sfoglia. Cosa mangi? Las huevos rancheros tostadas y zumo de naranjas. Per me è lo stesso menù. E fu così che mentre scoprivo che le uova rancheros erano delle uova fritte sopra il pane tostato, Cecilia mi spiegò come avevano imparato lo spagnolo e che, essendo una lingua simile alla nostra, non era stato così difficile da subito. Tra 15 giorni inizierai a parlarlo anche tu. Elisa volle sapere il vero motivo del nostro viaggio. Ettore Majorana, esclamò. In Italia sono emerse nuove prove della sua presenza in Sud America. Pare che un uomo, un certo Francesco Fasani, abbia ritrovato una vecchia fotografia che lo ritraeva insieme a Majorana alla fine degli anni 50 in Venezuela. E perché lo cercate in Argentina?
Ho trovato un articolo di parecchi anni fa in cui si dice che lui frequentava proprio questo ristorante e la testimonianza dovrebbe essere antecedente a quella del Venezuela. Venite domani in laboratorio, conosco qualcuno che potrà aiutarci. Voglio venire anch'io, mamma! Mi interessa questa ricerca! Sì, è praticamente un mistero. Un giovane fisico che sparisce in una notte su un traghetto. Voleva far credere a tutti di essersi suicidato, ma ci sono troppe cose che non tornano. Questi mi sembrano molto intelligenti, eh. Di fatto riescono anche a trovare sempre degli indizi abbastanza interessanti. Esatto. Tanto è vero che cosa fanno? Dall'Argentina si spostano in Venezuela, a Caracas. A Caracas. Andiamo a vedere cosa succede a Caracas. Ok, inizio io stranamente, non succede mai. Inizia tu. Inizia tu. Tanto che tu cominci, io do delle informazioni a una signora che ci ha chiesto che libro state leggendo che sono arrivata ora? Partimmo per Caracas, la capitale del Venezuela, un paio di giorni dopo. Ci imbarcammo la mattina e atterrammo nel pomeriggio, dopo 7 piacevolissime ore trascorse a chiacchierare e guardare film insieme a Cecilia. Mi stava ogni giorno più simpatica. La città sembrava enorme, luminosa e caotica. Ho pensato di contattare una collega, disse Elisa. Lina, una donna alta con i capelli neri, indossava un camice che sembrava andarle stretto. Abbracciò Elisa con affetto e ci offrì qualcosa da bere. Poi ci portò a fare un giro. Le raccontammo la storia che ci sta a cuore. Ettore Majorana era scomparso dall'Italia in una notte di marzo del 1938, poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, e che le menti di molti grandi scienziati fossero reclutate per scopi bellici, alcuni dall'esito terribile. Di lui si erano perse le tracce fino, credevamo, agli anni 50, in cui era parso che frequentasse la comunità italiana di Buenos Aires, senza cambiare nome. Infine, quello che potevamo dire riguardava la testimonianza di un uomo vissuto in Venezuela tra il 1955 e il 1958. Sosteneva che il suo amico, il signor Bini, fosse in realtà Ettore Majorana. Papà sfilò dalla tasca la fotografia che aveva stampato prima di partire, quella in cui Ettore aveva i capelli bianchi e la stessa magrezza di cui si era sempre parlato. Lina scrollò la testa come se non sapesse proprio cosa farsene di tutte le nostre informazioni. Allora, io direi questo, che facciamo continuare ai nostri ascoltatori la lettura di questo meraviglioso romanzo, no? Direi Perché di sì. noi abbiamo raccontato un sacco di cose e quindi. Sai che ho trovato un sino, senza guardare sul vocabolario perché voglio mettere alla prova la mia memoria, ho E io ci dovrei provato. credere? Dai, credici, ti prego, credici. Va Ci bene. credi? Voi ci credete nei commenti? Io non ci crederei. Bravo! Sei tremendo, quel codino mi piace un sacco, guarda, sei ancora più Adesso me lo sciolgo. piccolo. Sei ancora. Ah, poi dopo lo sciogliamo, per l'altro lo sciogliamo, così facciamo, Esatto. se vuoi far la diva, la facciamo fino in fondo. No, io adesso mi sono completamente dimenticato quello che ti volevo dire. Ah, sì, il discorso dello spoiler, del fatto di spoilerare. Ho trovato una parola in italiano, sai che a me piace di più l'italiano che trovare queste parole in inglese. Rivelare. Ora, certamente se uno va magari a vedere sul vocabolario è esattamente la traduzione giusta. Però Hai io ho letto sul voluto ragionare. vocabolario? Giuro che no, giuro che no. Però possiamo andare a vedere, anzi, guardiamo loro che voi che siete a casa, che avete possibilità di guardare, guardate la prima parola che per tradurre spoiler, spoilerare, anzi, perché di fatto è un termine che non ritengo che sia italiano, no? Lo spoiler è in inglese, spoilerare è diventata una parola un po' italo-inglese che sta per, secondo me, vuol dire rivelare. Quindi d'ora in avanti, personalmente, anziché dire non voglio spoilerare, dirò non voglio rivelare. Senti che bella parola, molto più bella la parola in italiano. Ma non sei d'accordo? Amico mio? No. Anche Grazie, è sempre un piacere parlare con te. Ti volevo chiedere questa per cosa, me. ma ti volevo chiedere, ma amiche tu ne hai? Perché hai visto tra Cecilia e Matteo che bella amicizia che Sì, ce nasce? le ho, ovviamente, gli Ne hai amiche delle ce le ho. amicizie? Ce le hai? Ma ci vai Sì. d'accordo? Ovvio, se no non sarebbero mie amiche.
quando hai ragione. Senti che risata finta che mi è venuta bruttissima per dire che non può essere. In effetti hai ragione, non sarebbero amiche. Però c'è anche, guarda, stai a vedere il gatto che si arrampica sugli specchi, che si attacca lì. Però c'è anche da dire che ci sono persone non particolarmente simpatiche, per cui non sono d'incontro, che però tu impari ad apprezzare magari per altre cose, no? Non sono simpatiche, però sono molto brave a scuola. Non sono simpatiche, sono un po' smorfiosette, però vanno benissimo a cavallo. E allora tu, che so che vai a cavallo, magari sei, no? Magari sei ammirato, affascinato, e magari riesci ad avvicinarle, non per la simpatia, ma per uno sport che fanno. No, cioè se non sono simpatiche, ciao, basta, è finito. Magari poi scopri che sono simpatiche, sono solo timide. Sì. Magari sono antipatiche perché sono timide. Dai. Dici di no? No, fidati. Cioè, quelli che conosco io almeno no. Ma non ti è mai capitato di sbagliare? A me qualche volta è capitato. No. Io di solito sono molto selettiva. Cioè, anche io uguale. Anche te? Io da subito vedo se una persona mi piace o non mi piace, e difficilmente se una persona non mi piace poi mi piace. Però devo dire che qualche volta mi sono sbagliata. A me, io ho sbagliato il contrario, mi è piaciuta e poi non più. Cioè. E poi non più, ti è successo il contrario. E beh, può succedere anche quello, può succedere anche quello in effetti. Ah, Lucia, ti volevo chiedere una cosa. Sì, certo. Cambiando un po' discorso. Sì. Visto che stiamo parlando, no, di questo libro... E si parla ovviamente di Ettore, che è un fisico. Un altro fisico importante è Einstein. Sì, tu sapevi che era dislessico? No. Tu lo sapevi? Sì, te lo sto dicendo. Sì. No, tu lo sapevi. Sai, ho detto magari, mi dice, neanche io l'ho letto stamattina. Invece tu lo sapevi già? Sì, lo sapevo. Scuola. No, non lo sapevo. Ma secondo te... Matteo lo sapeva? Non lo so. Andiamo a vedere. Cerca. 101. La carica. Mm-hmm. E sapevi che Albert Einstein era dislessico? Davvero? Aveva difficoltà a leggere e ha tentato l'esame per entrare all'università ben 2 volte. Inizia a essermi più simpatico. Vuoi dire che non era poi questo grande genio? No, voglio dire che le cose più straordinarie che ha fatto non riguardano la teoria della relatività per cui è conosciuto. Non ti seguo. Non ha vinto il Nobel per quella teoria? No, glielo hanno assegnato per i suoi contributi alla fisica teorica e la scoperta della legge dell'effetto fotoelettrico, ma la sua vera grandezza è stata nel superare le proprie difficoltà personali per seguire un'idea. E poi era un uomo onesto, uno che sapeva riconoscere i talenti degli altri. A cosa ti riferisci? Sai chi era Madame Curie? Ne abbiamo letto a scuola, è la scienziata che vinse 2 Nobel. Esatto, ma quando le fu riconosciuto il secondo, era già vedova e molto criticata per via di una presunta storia d'amore con un collega. Lui era sposato e per le idee dell'epoca tutti la insultarono, la offesero, arrivando addirittura a chiederle di non andare a ritirare il premio Nobel. Davvero? E cosa è successo? Ricevette una lettera in cui le veniva suggerito di fregarsene delle voci cattive, di indossare un bel vestito e andare a ritirare il premio che si era guadagnata con le sue forze. Gliela scrisse Einstein. Esatto, fu un grande gesto per un uomo di quel tempo, dotato di una pessima memoria, con difficoltà nella lettura e sempre immerso a immaginare un mondo difficile da descrivere. Quindi ho scoperto che Einstein era dislessico, ma in realtà ho scoperto un personaggio in questo romanzo che ho ritrovato in un racconto inedito di Sara Rattaro. Esatto. Quindi, questo romanzo, che non è un romanzo, è un'antologia di racconti, si intitola La leggerezza del perdono, 10 storie di straordinaria umanità. Sara Rattaro, devi sapere, che tiene un corso di scrittura a Milano, alla Morellini Editore. Bello! È bellissimo, è il 3° anno. Ogni anno fanno questo scuola di scrittura e alla fine dell'anno pubblicano dei racconti che vengono pubblicati ed editati da Morellini Editore
E all'interno di ognuno ci sono determinati racconti degli autori, che quindi è bellissimo per uno che fa scuola di scrittura finire con la pubblicazione di un racconto, no? E in ognuno c'è un racconto inedito di Sara Rattaro. In questo, indovina un po', come tutto torna, c'è il racconto di Madame Curie. Ora, non c'è tempo e non ve lo posso leggere, però vi consiglio, se avete piacere di conoscere qualche cosa in più di Madame Curie, potete andare a vedere questo racconto che si intitola Lei ha fatto la storia di Sara Rattaro e racconta un'intervista proprio a questa signora qui. È veramente, veramente bello, ve lo consiglio. Così come Bello. sono anche belli tutti gli altri racconti, perché c'è Adale, Brugu, Carraro, Galli, Gelosa, Mele, Molon Battaglia, Panigatti, Tommasi e Sara Rattaro. Quindi direi che questa sera abbiamo avuto modo di parlare di due romanzi bellissimi, una antologia di racconti, ma la nostra serata è dedicata alla formula segreta di Sara Rattaro. Allora, andiamo a vedere un po' che cosa ci dicono. Esatto, andiamo a leggere i commenti che ci Dai, sono dai, leggiamo i arrivati. commenti che ci sono arrivati. Vai. Quanti? Da dove partiamo? Cos? Troppi. Questa storia Questa storia. appassiona anche noi, dice Bruno Volpi. Wow! Elisa Vincenzi scrive: Evviva la spiaggia! No, Ah, mi sa che qualcuno è dalla mia parte. meglio la Belli barca. loro! Valeria Corcerani scrive: Belli loro. Sai chi è Valeria Corcerani? Una scrittrice genovese famosissima che scrive dei gialli, ma non solo. È quella che ti avevo detto che ha Gialli. scritto anche, sì, scrive dei gialli, ma ha scritto anche una fiaba bellissima per ragazzi, che ho per bambini, che ho anche messo sul mio canale YouTube, che ogni volta che ci penso per dirla non mi viene in mente, sai, no, che sono un po' smemorina. Però ce la posso Poco. fare. Ehi, Andiamo sta attento, sai. avanti. Ah, ecco, andiamo avanti, vai. Avanti. Qui scrivono: condivido l'idea di Lucia. Nye, 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 quindi in spiaggia con il cocktail e Johnny Depp. Basta, me ne vado. Torna subito qui, Mocerino. Poi ci sta Francesco Brunetti che ci scrive: bravi, anche lui è un autore di romanzi e di poesie bellissime. Siamo arrivati ora, che libro state leggendo? Direi che ormai lo sanno. Cosa ci scrive? Ah, ok, lei ha risposto, grazie Giorgia. Poi, siete favolosi, sei fortunata, hai un partner piccolo fantastico e farà anche strada, ok? Buona serata a tutti voi. Questo è Vincenzo Cusimano, grazie, grazie mille e ringrazio anche tu. Grazie mille. Luciana Riu scrive: bravissimi. Alessandra Scagliola è la nostra amica, è la nostra scrittrice, ti ricordi? C'è sempre Sì. lei a seguirci. Beh. Salutiamo Ale, cosa scrive? Sara Rattaro è una scrittrice unica e voi la interpretate Bene, benissimo. Cinzia De Vincenzi scrive: grazie, che gli abbiamo detto che cosa stavamo leggendo. Antonella Grandicelli, eccomi, fantastici ragazzi. Senti cosa scrive Matteo Grimaldi, anzi, la giro tu. Allora, Matteo Grimaldi scrive: Lucia, fai col vino che ti trovi sulla barca con Johnny Depp in un attimo. Qual è il rum? Allora non confondo. Bravo, Quello è oh, bravo, rum, ce rum l'ho, buono. io Ce ce l'hai? l'ho. Certamente che ce l'ho, rum buono. Poi Elvira Ostini scrive: Non puoi bere veramente rum. Poi orribile. ti ubriachi. Non va E bene. vado in spiaggia. Poi c'è Elvira Orsini che scrive veramente unici e Enrico Messori. Enrico Messori è un professore dell'università che scrive dei romanzi meravigliosi. Lo leggerò, sai? A dicembre leggerò Enrico Messori. Scrive: simpaticissimi. E si riferisce a noi due, caro fanciullo. Esatto. Molto bene, direi che questa sera abbiamo fatto un unplaying di commenti. Eh? Oh, come dire che siamo? Come dire che siamo pronti all'outro? Io Però direi che la posso fare anche così. falla come vuoi, tanto tu sei bello comunque. Mi sistemo. Oddio, che brutti. No, no, sei Ok. meraviglioso. Così sei perfetto, guarda. C'è gente che si mette chili e chili di gel per arrivare a quel risultato. Goditelo. Ah, Vai. io così. Scusate, quindi noi ci stiamo salutando. Abbiamo finito la puntata, salutiamo i nostri amici Esatto, prima di ovviamente. dare l'addio. Salutiamo i nostri amici, li ricordiamo che fra 2 settimane siamo di nuovo qui.
2 dicembre, ma possiamo già anticipare qualcosa? Non Anticiperei nulla. anticipiamo nulla? Facciamo soltanto l'iniziale del nome e del cognome dello scrittore. Io lo so. Vai, dillo M? te. M? E tu di cognome? No, dillo tu, devi dire tutto te. MG. Però MG, non quindi si può dire proprio non si può nulla. dire niente. No, non si dice niente. Infatti, se no poi. No, FX. FX. non devi dire nulla, poi. Basta, 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 basta. Diciamo, facciamo una bella outro. Questo ragazzo ha proprio una marcia in più. Ragazzi, che bravo, che bravo. Qui piace, piace, c'è poco da fare, piace. Sono uno scopritore di talenti. Cosa vuoi che ti dica? Sono io che ti ho scoperto. Non ho capito questo Sono io che ti ho scoperto. cosa. Vabbè, diciamo che ci siamo trovati, che è la cosa più importante, Esatto, no? ci siamo scoperti da soli. Ci siamo scoperti tra uno con l'altra e Esatto. ci siamo un po' affezionati, dai. Vabbè, certo, il bacino no, però va bene, No. facciamo l'altro. Vai, falla. Io? E beh, Falla sono tu. 3 puntate che stiamo facendo, non l'hai ancora Falla. imparata? Ma mi piace che la faccia prima tu. Dai, no, è una scusa bella e buona questa. Spero che questa live vi sia piaciuta. Se è così, mettete tanti like. Ci vediamo il 1° di dicembre. Grazie, grazie, grazie. Comunque, Lucia, è il 2 dicembre. È il 2 dicembre. Cosa ho detto io l'uno? Porca miseria, no, perché l'uno faccio un'altra roba. È il 2 di dicembre con il mio amichetto. Fantastico. Vabbè, Adesso lo quindi faccio io vabbè. che io sono proprio esperto. Vai. Che dire, spero che questa live vi sia piaciuta. Lasciate un like.